Ehi, sono le 10:30 di mattina, insomma, buona luce, mi leva le rughe. Mi dimentico sempre di ringraziare tutte le nuove followers che ho. Guardate, questo canale è molto semplice, pieno di donne ciniche e di poche parole, no? Quindi, se siete capitati in questo canale così per pura casualità, non iscrivetevi, non vi vogliamo, ne ho abbastanza, scherzo. Non cliccare o attivare su quella campanella, le campanelle le lascio alle chiese. E niente, preferisco qualcuno capita così e forse ritorna per visitarmi, così, non chiedo niente a nessuno, questo canale non insegna niente, è molto semplice, non compro niente, wow. Non faccio grandi haul, questo canale è noioso da morire. Comunque, buon sabato a tutti. Ho fatto l'intro. Stavo leggendo un po' di tutto, perché non ho niente in specifico. Stavo leggendo su Vogue le tendenze per l'autunno, no? E ovviamente, sai, quest'anno ci sono varie tendenze. In autunno c'è la Y2K, l'anno 2000, Y2K. Poi c'è il Logomania, quindi se vi piace essere tutta piena di logo, questo è il vostro anno. I pantaloni a vita bassa sono tornati, ma per me sono sempre, io ho indosso solo quelli, quindi non ha cambiato tanto. E i jeans, il denim, il jeans, più scuro, no? Quindi io tutte queste cose ce l'ho di già perché io sono una vecchiotta. Ok, una cosa sulla bigiotteria o i gioielli. I fiori vanno tanto e io, come sapete, di fiori ne ho un bel po'. Quindi, come sapete, avete visto io di fiori. Un mazzolino di fiori. Quella canzone che qualcuno me l'ha insegnata. Beh, non la conosco un pochettino. Io adoro indossare le spille e penso che non è da donna di una certa età. E lo vedo sulle passerelle, no? E ne ho visti tanti, veramente osceni, no? Adoro questo, questo qui. Questo è di Elsa Schiaparelli. L'ho comprato, è vintage, e l'ho comprato su Etsy. Da una donna che vive in Australia e pregavo che non andava perso, mi è arrivato del tempo fa, però l'ho preso di Elsa Schiaparelli, vintage, ottima condizione. Non direi l'ho pagato poco, l'ho pagato penso 30 dollari, però ne vale più di 100, quindi sapevo che era una buona, era perché non si trovano più. Poi ovviamente ho le mie ciliegie. Che non è floreale, però ce la facciamo andare perché io mangio frutta e verdura, capito? E poi ho questo qui che adoro. Questo ce l'ho da tantissimi anni e l'avevo portato a fare l'hanno ribagnato nell'oro. L'hanno ribagnato perché mi piaceva troppo. E ora guarda, proprio da donna, io lo adoro. Scusate, e sta cosa dovete andare su Vogue. Forse ogni paese è diverso, Vogue USA, tutti questi fiori, io mi metto tutti i miei fiori così. Ne ho altri, comunque questi sono quelli che ho tirato fuori, però solo per dare un esempio, che tutto torna. Ma negli orecchini, nei brooches, nelle collane con fiorellini, ce n'ho? Aspetta, guardiamo qui. Cos'è questa? No, questa non ha fiorellini. Non ne ho, però non ne compro. Cos'altro qui? Vediamo questo. Oh sì, ho questa qui. Questa qui è un po'. Oh, questa qui? Ovviamente non ho. Questo è un quadrifoglio. È di Pilgrim, questo. Mi è stato regalato anni fa. Io adoro Pilgrim. Però. No, veramente ho più. Oh, veramente di floreale. Che non. Parlando di floreale, aspetta, tiro fuori. Di floreale, ho orecchini floreali, ho questi qui di Pilgrim,
questi qui, potrei tirarli fuori, no? Questi. Questo. Aspetta, aspetta. Ho questi qui, hanno fiori. Sì, questo hanno, guardate questo. Questo ha fiori. Perfetto. Guarda, guarda, non per farla apposta, dato che tutto torna e io sono a una certa età. Ho questi di Pilgrim. Questi li ho comprati all'aeroporto tantissimi anni fa, a Newark. Ho questi qui. Cos'altro ho di fiorellini? Questo, ho questi qui, anche se non sono osceni come quelli. Ho questi qui, i pansies. Sì. Qua possiamo essere un po' fashion, no? Vediamo se ho tanto altri fiorellini che ho. No, solo lì, finisce lì. Sì, poi, oh aspetta, poi ho questo qui. Ho questo qui che lo metterò sulla mia giacca. Sì. Ora continuiamo la lista, vediamo cos'altro c'è nella lista. Quindi fiori, floreale. Andate a guardare cos'altro c'è qui. Cristalli, Crystal Vision, questo. Di cristalli? Aspetta. Oh, e gli anellozzi. Tutti una mano piena di anellozzi, solo che devono avere un po' di armonia fra di loro, no? Le pietre rotonde, quindi facciamo un po' di anellozzi. Io ho questi qui, no? Di Marc Jacobs Fake, no, è vetro. Ho questo qui e questo qui, quindi ecco, ora sono fashion, anche se non mi ci trovo, a parte che sono pesanti di vetro, vedete? Però questi anellozzi, cristalli, tutta la mano piena, se volete essere molto fashion, se volete essere come me, nel senso uno e uno mi basta, però gli anellozzi, cristalli, cristalli. Ok. Vedi, io sto facendo shopping nei miei cassetti. Crystal Vision, Logomania, l'ho detto. Oh, Crystal Vision, More is More. Questa è la tendenza. More is more, che proprio non fa il mio caso, però more is more. Però potrei indossare, solo che mi pesano, perché pesano questi. Questi qui sono di Marc Jacobs, da comprati hanno un'ottima offerta, perché non fanno più questa bigiotteria. Buona offerta, non so, 7 dollari, 8 dollari, erano veramente poco. Quindi questo ci potrebbe pure andare. Cristalli, cos'altro c'è nella lista? Vediamo. Knit layering è indossare fuori queste giacche di lana o lunghe e poi le sciarpe anche di lana, no? Quindi avere questo layering, uno sto parlando di tutta questa cosa in lana o fatta a mano, proprio questo è un maglione, ma dovrebbe essere le giacche. O potete anche uscire fuori con un maglione grosso, come questo qui, lo tiro fuori perché stavo tirando fuori le mie cose. Il maglione di lana grosso o la giacca lunga con il mettiamolo qui questo con la sciarpa di lana, vedete? Questa è proprio tutta così di lana con il maglione. Ho la giacca veramente di lana, quindi questo lo chiamano knit layering. Questa la tengo cara, mia sorella l'ha comprata a Firenze, questa è artigianale, quindi teniamola cara, però la indosso ogni tanto in inverno quando fa veramente, poi fa sempre freddo, però guardate, quindi questo knit layering, quindi la giacca proprio fatta come un maglione lunga o corta. E tutta questa cosa qui. Adoro. Shopping in my closet. Vediamo tutto a posto. Sì, oggi fa freschino fuori. Cos'altro c'è? Sweater and a scarf. Anche i maglioni molto pesanti di lana. Preferibilmente fatto quelli fatti a mano. Però noi. E questi. Quindi guardate nei mercatini se trovate delle sciarpone fatte di lana, quelle grandi come questa qui. Questa qui me l'ha comprata mia sorella a Firenze, non so in quale negozio l'ha comprata.
Logomania non fa il mio caso. Infatti, questa è una sweatshirt che ho comprato da Abercrombie, perché la gente gli diceva Abercrombie, non vogliamo il logo da nessuna parte, e hanno fatto queste, ve le faccio vedere. Mi alzo, vedete com'è? Vedete? È fatta così. E non ha nessun logo, perché la gente non vuole il logo, a volte li mettono anche giù. No, la gente non sopporta il logo come me. In cose sportive ci può pure andare, però in tutti non voglio essere così. Quindi questa qui l'ho presa nel mese di agosto, l'ho accennata ma non ve l'ho mai fatta vedere. È di un cotone, è di una morbidezza unica. Quando le recensioni dicevano è così morbida, è proprio di una morbidezza. Questa era 29 dollari. A prezzo era 29, era quasi 40, era quasi 50 dollari, per la presa per 29. Però mi dura molto tempo, quindi sono investimenti. Perché le cose, se sono di buona fattura e ti durano di più nel tempo, hai fatto un buon acquisto. Ma se non lo sono, i soldi li hai buttati via. Quindi, però io non sono una grande shopper di. Compro cose quando le consumo e durante il. L'anno scorso ho consumato, tanto che sono stata molto a casa, ho tirato fuori cose che avevo nell'armadio che indossavo per uscire, le ho messe in casa. Qui ho consumato tantissime cose. Ok, quindi continuiamo. Quindi questo è Logomania, va alla grande, va alla grande. No, proprio quello non è una cosa che mi piace. A certi piace, quindi se voi siete persone che vi piace molto il logo, è il vostro anno. Il cristallo, io ho cristalli qui, però qui devono essere importanti. L'anno 2000 sta tornando. Ok. Oh, sta tornando molto le paillettes, quindi i vestiti, vi ricordate quei vestiti, quei tubini tutti di paillettes? Ecco, o le camicette tutte paillettes, quello. Sta andando, andrà alla grande in autunno. Quindi, se le avete qualche vestito con le paillettes che non indossavi da un po', ora è il tempo per tirarlo fuori. Ok, cos'altro? Oh, ieri sono passata perché ieri è Quiet Friday, perché io ho due lavori. Quel lavoro in risorse umane, ci sto lavorando anche un po' di più. L'altro lavoro c'è un po' una riduzione, no? Meno male. No, meno male che gli orari fatturo sempre su per giù lo stesso, a parte questo mese che sto ripagando un debito al meccanico, come sapete. Però il venerdì c'è Quiet Friday, vuol dire che non, la società non puoi fissare riunioni per il venerdì, inviare email alle persone, è proprio silenzioso, puoi anche non fare niente. Questo è lo chiamano Quiet Friday, puoi anche non lavorare, no? Beh, sì, lì sì, perché beh, io sono libera professionista, quindi io se non lavoro non fatturo, no? Però i dipendenti non hanno date di. Hanno le ferie illimitate, quindi quando tu puoi prendere un giorno, due giorni, una settimana, non contano più, hanno smesso di contare, tu puoi prendere quei giorni che ti pare e piace, no? Non c'è regola. Poi non c'è giorni, poi non c'è, non ti da, non dicono hai un mese di ferie, no, non, è, proprio non c'è. Tu prendi quello che vuoi, basta che c'è copertura in ufficio. Vabbè. Comunque, ieri era Quiet Friday, lo chiamano Quiet Friday, però questo Quiet Friday ho capito inizia giovedì pomeriggio. Quindi, a giovedì pomeriggio non dovresti telefonare a nessuno in ufficio, scassargli le palle con emails, le cose aspettano fino a lunedì. Ovviamente, se sei uno che ha da fare con i clienti, va così, no? Quindi. Ieri era qua, però ieri sono uscita a questo negozio perché io devo avere la mia dose di. Questa settimana non sono andata a Manhattan, quindi devo avere la mia dose di socialization. Però io ho la mia socialization è sempre con la distanza, no? Però esco, parlo con la gente anche se non mi vedono, e ho un po' di socialization. Sono andata nel negozio.
Joanne Fabrics e ho comprato della stoffina, non niente di che, perché stavo facendo, ho fatto una zucca che ho fatto vedere, però stavo facendo dei, stavo preparando dei progettini per Natale. Come sapete, c'è forse le persone che mi seguono non mi prendono in giro per questo, no? E sanno che io amo l'autunno, perché Natale veramente è come 3 mesi, sì, si vuole come 3 mesi. Mi voglio, per me è un tutto l'anno per me è Natale, perché è così, però mi piace fare dei progettini e poi i soldi, tu sai, non sono una che aspetta l'ultimo momento per fare, corre in negozio, oddio devo prendere quello un regalo, non sono il tipo, io ci voglio pensare anche perché provo a fare delle cose carine non spendendo tantissimo. Quindi sto provando a fare dei tags, dei bigliettini. Questa è la stoffa, no? Perché c'è un pochettino rimasto dopo che ho fatto la zucca, no? Niente si butta via. C'è il sole che cambia. I soldi non si buttano via e la stoffa non si butta via. Quindi stavo provando a fare, queste sono delle prove, a fare dei tags per mettere nei pacchi. Non sto prendendo le prove, dei cordoncini. Questo l'ho preso ieri in un altro negozio. Ho fatto questi cartoncini, poi uso i miei pennarelli, no? Questi qui. Sto provando e poi sto facendo, per appendere al pacchettino, stavo facendo questi cazzettini qui. Faccio vedere. Non so se lo vedete. E ho il cuore, ho tagliato 2 cuori e l'ho incollato insieme, così da entrambi i lati c'è. E poi questo è un pom-pom che ho fatto con un po' di stoffa. E dietro, e poi lo appendo al pacco, no? Sto provando a fare delle cose. Queste sono idee, queste sono prove, no? Così, lo appendo al pacchettino, così. E poi c'è il bigliettino uguale. Vediamo cos'altro. Sì, qua sto tagliando, sto provando tagliando qui, c'è della stoffa. La cosa è che devi, io non sono molto brava a fare queste cose, ma non importa, non devi essere brava, non dite che siete impedite, perché penso ci arriverete a fare qualunque cosa, non deve essere la migliore, però specialmente durante questo tempo di pestilenza, come la chiamo io, che siamo molto più a casa, o ci troviamo più a casa, dobbiamo tenere la mente attiva, molto importante, e invece di passare tempo sull'internet, mettetevi a fare qualche cosa, bigliettini per Natale, provate a fare questi bigliettini con un po' di stoffa per Natale, perché vi occupa la mente, e perché se sei poco attiva ti senti più stanca, a volte ti senti anche un po' depressa, un po' triste, la melanconia, non che queste cose levano quelle cose, però aiutano tanto, no? Quindi ho fatto questa qui e ho fatto questo e sto lavorando su un altro progetto con questa stoffettina qui. Questa stoffa erano dei quadrati, 90, erano $1 l'uno, però io avevo, erano 80 centesimi perché avevo il coupon, perché questo lunedì è festa nazionale, il giorno del lavoro, quindi ci sono tanti coupon, tanti saldi, così. Cos'altro? Ho comprato, ecco la stoffa qui, ve la faccio vedere. L'ho già tagliata, era un quadrato più quel pezzo lì. Era 80 centesimi, puro cotone, made in the USA. Vendono anche da Joanne Fabric, hanno anche stoffa che viene dall'India, dalle Asia, da Cina, quella costa di meno. Quindi questa questo veramente 80 centesimi, $1 per questo pezzo è abbastanza costoso. Quindi ne hanno tanti. Questi pezzi qui li vendono già per persone che fanno le coperte, no? A patchwork.
Ho preso del felt. Qui si parla un po' di tutto, eh. Ho preso del felt. Anche se questi non. Io non sono, sono un po' non tradizionale, però ho comprato qualcosa di arancione così. Però questo forse lo uso a Natale, perché io non è che sono piena di arancione, un pochettino sì, ma non tanto, perché non, io uso colori inusuali, perché sono così. Perché è veramente difficile. È veramente difficile perché siamo esseri umani e abbiamo i nostri giudizi, anche giudizi, abbiamo giudizi, diamo anche giudizi agli altri, giudichiamo e siamo giudicati. Quando ci è voluto moltissimi anni, moltissimi, quando inizi a amare te stessa. E non giudicarti, non giudicherai altri, no? Ma allo stesso tempo, quello che dice una persona su di me, specialmente sul web, a parte se dice una cosa discriminatoria, la blocco subito, non me ne può fregare di meno, non me ne può fregare quello che qualcuno, a parte qualcuno che non mi conosce, che dà giudizi sulla mia persona, che non mi conosce per niente. Pensa a te, dare giudizi su persone che manco conosci, no? Ma non dovresti dare giudizi anche su persone che conosci, no? Quindi, puoi dare dei pareri, puoi dare delle opinioni. Io non credo in critiche. Critica costruttiva. Sento questa parola ovunque. Non è una cosa che io credo. Già la parola critica sa di negativo. Tu puoi dare un'opinione, puoi dare un parere contrastante, ma non una critica, perché chi sei te a criticare me? Chi ti ha fatto re? Però i pareri contrastanti e le opinioni diverse da chi stimo, da chi do valore a quello che dicono, per me sono importanti. Quindi quando io faccio una cosa o dico una cosa, e qualcuno mi dice che non pensa che io dovrei aver detto quello, dovrei aver fatto questo, non l'ho fatto nel modo giusto. Quello mi arricchisce perché è fatto. Ma non è una critica, la persona sta dando un parere, usando un parere contrastante o un'opinione. Però devi sempre capire chi ti sta offrendo questo parere, queste critiche. A me la parola critica non mi piace. Comunque, però penso le persone possono dire. Quante persone mi hanno detto che io non mi tingo i capelli, ho smesso di colorare i capelli e pian piano mi sono tagliato tutti i colori, il colore rosso, questo è il naturale, quindi è più chiaro davanti perché qua c'è più sangue, che il sangue è più caldo qui, non lo hanno spiegato perché quello capita. E poi è più sempre il grigio veramente biondo scuro, biondo cenere, che sembra così. E le cose che io dove io spendo tanto, non spendo non tanto, ma investisco molto sui capelli, perché quando il capello ha perso il pigmento, devi stare attento ai prodotti che tu usi, no? E ora e ho trovato un da quando uso i miei prodotti e sto veramente felice. Però quando hai i capelli, ora si parla di capelli, quando hai i capelli, questi sono solo, quando io parlo in questo canale sono solo i miei pareri, io non so niente, io non so niente, non è che non so niente, so cose della vita, sto parlando con questo canale, di parlare con un'amica, no? Stare lì a fare due chiacchiere, sto parlando da sola in un cellulare in una camera. È come se parlo con voi come se, e voi parlate con me come se stiamo parlando con tra amiche. Questo canale è un po' così, non è che vi vuole vendere niente. Mamma mia, con tutto questo merchandising mi disgusta, però così. E YouTube è anche un po' un mercato.
È così. Comunque non sono qui a insegnare niente. Io sono qui a parlare della mia vita, che voglio condividere. Condivido come una piccolissima parte della mia vita, però mi conoscete. E non sono qui a insegnare niente. Vi parlo delle cose che ho imparato, no? Dei sbagli che ho fatto. Così, non. Oh, che mi fate tante domande e sto cogliendo questo video per rispondere. La mia agenda, la mia file of facts, la uso sempre, però non la metto in borsa perché sto provando a alleggerirmi, però prendo sempre note. Vi voglio far vedere una mia follower. Mi ha fatto, me l'ha mandata e mi dimentico sempre di parlare di questo. Mi ha fatto lei dei dividers. La fatti lei, guarda. Guardate, ne ha fatti lei, tutti, da tutti perforati e le sto usando questo. Sì, queste sono aperte? Sì, sono aperte. Questo non l'avevo notato, queste sono aperte. Perché non ne ho usato altri, questo, vedi? Perché lei mi conosce, lei sa che io amo le aperte. Perché le api sono molto regale, che è molto simbolico di Napoleon Bonaparte. Infatti lui, sì. Comunque, certi le sto già usando nella mia agenda, vedi? Certi li sto già usando. Perché mi piace cambiare queste con le farfalle, perché lei sa che mi piacciono le farfalle, le libellule. E poi ho sempre. Se quando vado a una mostra, compro sempre una cartolina e me la metto e faccio i buchi, no? I buchi con questa cosa qui e la metto nella mia agenda. Questa è stata da MoMA, questo è Picasso, ne ho. E queste cose qui me le hanno regalate. Le mie followers mi mandano ogni tanto, questi ce lo danno, mi mandano delle cosettine perché sanno che io sono cartopazza. Però provo, ora questo devo, sto, comunque, dove, sì, quello là, questo, poi avevo comprato questo elastico, no? L'ho comprato su Etsy, sono proprio per fare, ne ho due, anche questo qui, e puoi mettere qua dentro, ci puoi infilare la penna qui. Però provo a tenere tutto ordinato, non troppi casini. Sì, questo sono dalla Neue Gallery, questo qua me lo tengo. Cos'altro c'è qui? Queste sono cose che mi hanno fatto stare bene. Cos'è questo? Questo ristorante, guarda, ero a Genova da sola per un weekend. Ho girato tutto Genova a piedi, no, però sono andata a questo ristorante e l'ho anche accennato, non so, il video li ho levati, quel video li ho levati, però questo ristorante c'era una volta, è vicino a Piazza De Ferrari, ci andavo là tutti i giorni, a volte anche 2 volte. Troppo, Genova è una delle città del mio cuore, comunque ci sono, c'era una volta, cercatelo il ristorante. La proprietaria è una bravissima cuoca. Ce n'è un altro a Genova che mi piace, che fa piatti antichi, vecchie ricette ligure, però le ha modernizzate, fa cose un po' particolari. Ora mi dimentico il nome del ristorante, però so dov'è. Comunque, però tengo nella mia agenda. Ovviamente le uso per prendere note, però ho smesso di comprare quella con la data, no? E ora i miei refills, non compro refills con la data, vi faccio vedere. Vedi, i miei, tiro fuori così.
mettiamo qui per non voglio. Qua i miei sono blanks, vuol dire che qua sopra voi non lo vedete, c'è scritto gennaio, febbraio, marzo, aprile, e devi so fare il cerchietto sul mese e poi c'è qua, c'è scritto lunedì, martedì, sono, dipendono da Filofax, sono blanks, perché non mi piacciono, non compro più quelli con la, per l'anno, perché sei schiava a quello, preferisco questi qui, e io non voglio fare la schiava, e ovviamente ho la mia, avevo la penna di Filofax e l'ho regalata a una ragazza che ho incontrato qui sul canale, pensavo che gli farebbe piacere, ma poi non l'ho più sentita. Però gli ho mandato la penna perché è una ragazza molto molto speciale, però non si è fatta più sentire, sai, la vita. Ma noi qua, certi, quando il mio canale è un po' così, le persone vengono qui e stanno fino a che non hanno più bisogno di me. E so, questo mi rende felice, vuol dire che mi rende felice che le persone non hanno più bisogno di, della mia compagnia, perché hanno sistemato certe cose, no? Così. Quando non hai più bisogno di certe cose, hai sistemato tante cose. Difficile, per esempio, quando non hai più bisogno di comprare tanti oggetti, hai fatto decluttering e non hai più bisogno, sei levata queste cose, non hai più bisogno, sei più leggera. Stessa cosa con, ovviamente, gli amicizie sono tutta un'altra cosa. E io ho poche amiche, però di lunga veramente sono, ce l'ho da moltissimi anni, tantissimi anni, da quando ero giovane. Quindi, ma quello mi basta, non sono una social butterfly. Social butterfly sono quelle che hanno mille amici, escono in tutta questa gente, io mai. Proprio non mi piace, non mi fa, non sono più di cose intime. Comunque, non so quanto sto parlando. Ora mi devo mettere i pantaloni, perché sono, questo è il pigiama. Ti volevo dire, questo fondotinta di Sephora, che non l'hanno levato dagli Stati Uniti, non è venuto più negli Stati Uniti, è veramente valido. Quando lo applichi, beh, è in polvere, quindi, e non mi chiedete che nome è, perché non è neanche venuto in Italia, non è più venuto negli Stati Uniti, però è venduto. È il Micro Smooth Baked Face Compact. Questo fondotinta rende i pori, e infatti stavo leggendo, ha come 2000 review su Sephora, però non lo trovate più su Sephora, quindi non potete neanche leggere le reviews, ma io l'ho letto, e dice che rende i pori, minimizza i pori. Questo lo puoi anche usare sopra il fondotinta, però è un fondotinta in sé, è light to medium, da leggero, provate a dirlo in italiano, da leggero a media coprenza, da light to medium, da leggera a media coprenza. Però non so se potrei dire blush, mi viene molto spontaneo dire fard, non mi viene spontaneo perché non l'ho mai usato, però dire da leggera a media coprenza, io posso capire tutto questo jargon, tutte queste parole, di questo inglesismo nella lingua, in un'altra lingua, ma questo non è solo nella lingua italiana che usano queste frasi inglesi, in tante lingue, perché è tutta una cosa della beauty community, no? Comunque, questo prodotto è veramente stravalido. Quindi, però me ne hanno segnalato uno di Inika e sono andata a guardarlo, $49, wishlist, perché quello è molto valido, anche quello è tutto naturale. Devo andarlo a vedere, se devo investire, perché ora sto facendo una transizione a un fondo o minerale o in polvere, non lo trovo più fresco, è molto più fresco per noi donne mature. Questo non segna, quello di Laura Gallo non segna per niente, non segna per niente, non evidenzia le rughe. Io direi, se qualcuno vuole non gliene frega di coprire tutte le magagne, vi troverete bene.
io devo, quello di Nika, devo andare al detox, c'è un detox market, c'è un video di 3 anni fa o 2 anni fa, al detox market è un negozio di tutto bio, naturale, e là si trova, perché voglio andare a vedere i swatch, difficile, quando si sfondotinta in polvere, perché a me piace il compact, perché se era in polvere libera sarebbe più facile a scegliere, però il compact, e questo è in colore più chiaro, penso, sì, colore più chiaro, light, però l'ho applicata, ho 2 pennelli che uso per il fondotinta minerale o in polvere, per dire, e questo è made in Italy, era $20. Questo rapporto qualità-prezzo, questo era $20, made in Italy, ha tanti plus questo prodotto, però non lo vendono più. Ho usato questo pennello che ho preso prima della pestilenza, sì, perché l'ho preso a gennaio del 2019. Questa serie di pennelli, questo è un pennello, ora si parla di pennelli. Questo video non è per niente coerente, solo per tenervi compagnia. Questo pennello è quello di Sephora, di questa gamma che non c'è in Italia e non so perché, è quello che è, spiego così, vedete, spiego, che si trova. Questo pare un pennello di visone, è sintetico, pare un pennello di pelo di visone. E li ho visti quelli, o altri così, di quei pennelli di pelo naturale molto pregiati, che io non ancora compro tutto naturale, tutto sintetico. Penso questo pennello era, mi ricordo, sono andata al negozio a Sephora, avevano l'espositore, questi era l'unico fra tutti quelli di questa gamma che era esaurito, però la ragazza ha detto guarda te lo ordino e te lo faccio mandare a casa perché così ce l'avrai. E perché loro poi vogliono anche vendere, no? E quindi mi è arrivata a casa. Era gennaio, sì, era proprio... eravamo già in pandemia, solo non lo sapevamo. Quindi questo qui, questa gamma di pennelli Sephora. Peccato che non so, questa gamma non è mai uscita in Italia, però questo pennello è morbido e cicciotto e abbastanza per applicare questi in polvere, no? Poi mi piace che questo è un pennello per fondotinta, però non distingue fra il liquido, no, questo è un pennello per fondotinta, però ho notato, mi piace. Quindi questo lo finirò, infatti dicono si consuma abbastanza velocemente. E ho pagato molti strati, perché lo voglio testare, no? E questo rimane matte, però leggero, proprio la luminosità è quasi intercepibile. L'altro di Laura Geller, che ho usato per l'estate, quello è molto più luminoso. E li userò entrambi insieme, forse un po' così, proprio così. Comunque questo mi piace. Oggi indosso questo rossetto che si chiama, non ho gli occhiali, ce l'ho messi via, Fabi è un fabuloso, questo rossetto di MAC è rosa con del dorato dentro, luminoso. Noi donne mature, moderne, vogliamo essere luminose, non come una lampadina, però vogliamo brillare è modo di dire. Però ho anche un trucco carino, non so se lo potete vedere, vediamo se non posso allargare questa cosa qui, però è molto carino. Tengo questo qua, è matte, non è matte, qua uso un po' di cipria. Comunque ho 2 colori molto, mi avvicino, aspettate. Ho 2 colori, i matte li uso ogni tanto, però non
dato che io ho l'incavo, provo a non creare troppe ombreggiature, no? Comunque, ho questo rossetto qui che è Favi. È un rosa. È un rosa dorato, molto bello. Penso che sia un colore freddo. Ok. È molto, il trucco è molto carino. Sempre le sue. Ho un ombretto di MAC. Ho un ombretto di Urban Decay. La matita di MAC. Sì. Niente di che, tre cose. Io sono sbrigativa. Ora, usando questo fondotinta così, un po' di blush, gli occhi li faccio in 5 minuti. Ho messo una base di un ombretto in crema di MAC per fissare questo ombretto qui. Penso questo ombretto, sì, ho un ombretto di Stila, penso uno di MAC o uno di Urban Decay, mi dimentico, non importa. Questo non è un canale beauty? Comunque, volevo parlare di quello, perché vi devo tenere compagnia, no? Poi stavo leggendo una delle mie riviste preferite, Real Simple, mi arriva una volta al mese. Real Simple è come ti danno idee per semplificare la vita, da come sistemare la tua casa, ti aiutano a fare acquisti, come bla bla bla, e mi piace da morire. E l'ho letta tutta. Come risparmiare, una cosa, mi è arrivata appena la bolletta della luce, ho tutto sempre spento, mi arriva una bolletta. Però, e ti danno anche ottime ricette, danno delle ottime ricette qui. Questo prodotto dell'Aveeno, che dicono è ottimo per chi ha la pelle secca. A me forse è troppo, non posso usare nessuna crema che ha troppo silicone, perché non so, questa pelle, questo prodotto di Aveeno, che è un buon brand, non fa il mio caso, peccato. Comunque, devo andare a fare le cozze per pranzo. Mio figlio è andato a comprare le cozze e la baguette, perché devi avere il pane, no? Devi pucciare, devi pucciare, fare casini. Comunque, c'è tante. Dov'è? Ora non lo trovo, l'avevo anche segnata la pagina. Ti dà delle ottime ricette. Per esempio, qui, io le faccio spesso per colazione, le uova, questo lo puoi fare anche per brunch. Fai il sughetto di pomodoro leggero e poi ci metti le uova dentro, chiudi, si cuociono le uova. È un ottimo brunch, le uova con pomodoro, no? Chi le fa? Sono troppo buone, veramente. Poi questo qui c'è i tacos di pesce, io li faccio, è veramente semplice. Quasi qualunque pesce tu vuoi, dai gamberi al salmone. Infatti è una buona idea per fare il salmone, lo cuoci a vapore o lo metti in padella o lo fai sul barbecue. E poi prendi i pezzettini, ci metti il cilantro, il coriandolo fresco, un po' di lime sopra, ci metti della verdurina, quella a tua scelta. E sono veramente con le tortille, o puoi usare piedine. Però le tortille sono estremamente fini e molto leggeri. I tacos li faccio spesso, e qua c'è una grande comunità di messicani nella mia zona e hanno vari ristoranti e là si mangia veramente autentico, diverso dai tipi stereotipici ristoranti messicani con le solite cose, no? Là veramente, e sono molto semplici. Questa ricetta di biscotti alle carote, no? Come carrot cake cookies, sono carrot cake breakfast cookies, li voglio fare. Ho le carote. Ho le carote, però mi manca due cose nella lista degli ingredienti, quindi non le posso fare per ora. Però mi ritaglio la ricetta. Ok, quindi penso ho parlato di tutto che devo parlare.
E noi, io ora devo uscire, fare un bel giretto. Ora faccio un bel giretto. Prima faccio una bella passeggiata, poi provo a uscire. Prendo l'autobus, non vado con, prendo l'autobus, vado da sola, prendo l'autobus, faccio un giretto nell'altro paese dove c'è vita. E poi torno a casa, ma oggi non faccio niente, oggi relax puro, oggi non faccio niente, relax puro. Lunedì è festa nazionale, domani faccio delle cose in casa. E noi ci vediamo presto. Ciao.